Per terminare il capitolo dell'elettronica ci stanno altre due o tre cosette da dire. Quando in sede di presentazione dell'elettrochimica io vi avevo detto che le reazioni elettrochimiche sono delle reazioni in cui si separa la sede fisica dove avviene la semireazione di ossidazione dalla sede fisica dove avviene la semireazione di riduzione, e quindi il passaggio degli elettroni, invece di avvenire direttamente dalla specie che si ossida alla specie che si riduce, avviene attraverso un circuito elettrico. Questa, diciamo, possibilità di far avvenire le reazioni di ossidoriduzione in maniera elettrochimica, diciamo, schiude la possibilità di far avvenire due diversi tipi di reazioni. Un tipo di reazione già l'abbiamo visto, cioè sfruttiamo delle reazioni che avvengono spontaneamente, cioè degli elettroni che spontaneamente passano dalla specie che si ossida alla specie che si riduce. Perché? Perché gli elettroni stanno più comodi sopra la specie che si riduce, per creare una corrente elettrica in un circuito elettrico e sfruttare questa corrente elettrica per una generica utenza, quindi accendere una lampadina, fa funzionare un phon e così via. Ma si può fare anche la operazione che in un certo senso è opposta, cioè se noi ai capi di questo circuito ci colleghiamo i poli di un generatore di tensione. Un generatore di tensione che cos'è? È una macchina che fa girare le cariche elettriche in un certo senso, e in particolare facciamo girare le cariche elettriche nel senso opposto a quello in cui circolerebbero spontaneamente, e questa operazione è un'elettrolisi. Praticamente, sempre riferendoci alla pila Daniel, guardate qui, questa è la pila Daniel, vedete, zinco immerso in una soluzione di ioni zinco, rame immerso in una soluzione di ioni CO2+. Abbiamo detto che quando funziona come pila, il rame si ossida, genera gli elettroni fanno il giro del circuito, si rendono disponibili all'elettrodo di rame e al rame, sulla superficie del rame, vengono attratti gli ioni CO2+, che reagiscono con gli elettroni e si trasformano in rame metallico. E questo, diciamo così, è il funzionamento di questo sistema da pila. Ma se io praticamente, qui, vedete, invece di metterci il generatore, invece di metterci il voltmetro, ci vado a collegare un generatore di tensione con la polarità negativa collegata allo zinco, la polarità positiva collegata al rame. Io che cosa faccio? Obbligo gli elettroni a andare in questo verso qui. Cioè, in poche parole, qui obbligo, diciamo così, il rame a ossidarsi, cioè il Cu si scioglie e passa in soluzione sotto forma di ioni Cu+ a poco più 2. Questi elettroni che si sono, diciamo, generati per effetto di questa semireazione di ossidazione girano così, si scaricano qui per effetto della semireazione di riduzione dello ione Zn+2 che è presente in soluzione, e mi danno origine a Zn solido. Praticamente io qui ho un'elettrolisi, va bene? Adesso il vantaggio di fare questa elettrolisi qui è assolutamente nullo, è semplicemente per spiegarvi come una pila, se noi andiamo a sostituire il voltmetro con un generatore di tensione, cioè con una macchina che impone alle cariche di girare nel senso opposto, abbiamo che una pila si può trasformare in un sistema dove si verifica un'elettrolisi. Adesso supponiamo di operare in condizioni standard, cioè temperatura 25 gradi, poi abbiamo concentrazione dello zinco 1 molare, concentrazione del rame 1 molare. Praticamente abbiamo detto che la forza elettromotrice standard della pila è 1,10. Allora questo 1,10 in questo caso qui che cosa rappresenta? Rappresenta il valore minimo della differenza di potenziale che deve erogare il generatore di tensione per far girare le cariche in senso opposto. È chiaro? Ovviamente, se noi mettiamo proprio 1,10, le cariche non andranno né avanti e né indietro, perché tenderebbero a girare in questo senso qui con una differenza di potenziale 1,10.
Io col generatore gli do un altro 1,10 che le spinge a girare in senso opposto, non vanno né avanti né indietro. Allora io gli devo dare un pochettino più di 1,10. Quanto di più? Dipende dalle resistenze elettriche interne che ci stanno nel circuito. Voi sapete che in un circuito elettrico, per fare girare le cariche, gli dovete dare comunque una differenza di potenziale. La differenza di potenziale serve a vincere le resistenze interne del circuito. E quindi resistenze interne sicuramente ci stanno, perché il rame è vero che infesterà una bassa resistività, ma le conduzioni, le soluzioni elettrolitiche non hanno una resistività tanto bassa. Poi praticamente questi fenomeni, queste reazioni chimiche che si devono verificare sulla superficie daranno origine ad altre cadute di tensione. Quindi io devo mettere sicuramente qualche cosa in più di 1,10. Poi ovviamente, mano a mano che l'elettrolisi va avanti, la concentrazione di ioni ZN2+ va sempre diminuendo, la concentrazione di ioni CO2+ qua dentro va sempre aumentando, e quindi io, se voglio mantenere sempre la stessa differenza di potenziale, dovrò comunque aumentare sempre la differenza di potenziale erogata dal generatore di tensione. Va bene? Adesso questa è un'elettrolisi che non presenta nessun interesse di tipo tecnologico. Invece le elettrolisi sono praticamente dei tipi di reazioni, dei tipi di sistemi che sono molto molto interessanti dal punto di vista tecnologico, perché io posso far avvenire in maniera elettrolitica delle reazioni che in maniera diversa da quella lì, diciamo così, elettrochimica, non avverrebbero assolutamente mai. Ad esempio, se io per esempio ho il cloruro di sodio NaCl costituito da ioni Na+ e da ioni Cl-, se io voglio separare il cloruro di sodio negli elementi che lo compongono, io, se lo voglio fare in qualunque altra maniera, non ci riesco, ma se lo voglio fare in maniera elettrochimica è una operazione assolutamente banale. Perché? Guardate come si fa. Io basta praticamente che prendo un recipiente. In questo recipiente ci metto del cloruro di sodio fuso. Il cloruro di sodio fuso è costituito da ioni Na+ e da ioni Cl-. Le temperature di fusione dei solidi ionici non sono particolarmente elevate, soprattutto per i solidi ionici che sono univalente, così, diventano più alte quando la carica degli ioni che li compongono diventa maggiore. Io praticamente ci vado a mettere qui dentro due bacchette di grafite. Voi sapete, la grafite conduce la corrente elettrica, va bene? E vado praticamente a collegare, diciamo così, i poli del generatore di tensione, uno negativo a una bacchetta e uno positivo a un'altra bacchetta. Quindi praticamente questa bacchetta qui si caricherà negativamente, questa bacchetta qui si caricherà positivamente. Adesso, una volta che questa si è caricata negativamente, cosa farà? Attrarrà gli ioni Na+. Gli ioni Na+ vengono attratti sulla bacchetta negativa, e se la differenza di potenziale erogata dal generatore di tensione è sufficiente, si verificherà questa reazione. Na+, che diciamo così, reagisce con un elettrone che gli verrà reso disponibile e si trasforma in Na, diciamo così, solido, ma poiché la temperatura è alta e il sodio fonde a 98 gradi, sarà dell'Na liquido, quindi del sodio metallico liquido. E praticamente invece a quest'altro elettrodo qui, che è caricato positivamente, verranno attratti gli ioni Cl-. Gli ioni Cl- cederanno un elettrone a questo, diciamo così, elettrodo, quindi gli elettroni si genereranno da qui e si scaricheranno da qui, e la semireazione che si verificherà sarà Cl- che dà origine a Cl+E-. Ma la molecola del cloro è biatomica, quindi qui si formerà Cl2, quindi qui ci vorranno 2- e 2Cl-. Va bene? Adesso, i potenziali di queste reazioni qui sono per il sodio -2,71, per il cloro, per l'ossidazione del cloro, -1,36,
Quindi praticamente se noi andiamo a sommare questi due potenziali, noi avremo 7, 7, 3, 10 e 1 di riporto, 2, 1, 3, 1, 4, meno 4, 0, 7. Cioè la differenza di potenziale minima che deve erogare questo generatore di tensione affinché io scomponga il cloruro di sodio fuso in sodio metallico e cloro gassoso, come minimo deve essere 4,07 volt. Ma con 4,07 non ce la faccio, perché io praticamente in questa maniera impedisco solo alle cariche di circolare nel verso in cui vorrebbero circolare. Quindi dovrà essere qualche cosa più di 4,07, dovrà essere 4,5. Se con 4,5 ce la faccio a vincere le resistenze interne del circuito metallico, io qui avrò del sodio metallico fuso e qui avrò del cloro gassoso. Vedete, il risultato è molto molto importante, perché se voi volete andare a produrre, a scomporre il cloruro di sodio negli elementi che lo compongono, lo potete fare solo assolutamente in questa maniera. In altre maniere è assolutamente impossibile. Andarlo a fare per via elettrochimica è quasi una banalità. Diciamo, l'unica complicazione qual è? È quella là di avere praticamente un forno elettrolitico, perché il cloruro di sodio fonde circa a 400 gradi, quindi questa operazione deve essere svolta a 400 gradi. È chiaro? Quindi in poche parole, la cella elettrochimica deve stare dentro un forno e quindi devono essere materiali che resistono a queste temperature. Però dal punto di vista tecnologico è assolutamente una banalità. Quindi praticamente questo è il caso, diciamo tecnologicamente abbastanza interessante, della elettrolisi di un sale fuso. Adesso vediamo un altro caso che forse tecnologicamente non è tanto interessante, ma che vi rende conto un pochettino delle insidie che si possono verificare quando si realizza un'elettrolisi. Questo caso, praticamente, vedete, è quello là che noi abbiamo quando andiamo ad effettuare l'elettrolisi di una soluzione acquosa di NaCl. Quindi, soluzione acquosa di NaCl. Allora, qui abbiamo, in questa soluzione, ioni Na+, abbiamo ioni Cl- e ovviamente avremo molecole d'acqua. Bene, adesso come al solito andiamo a mettere dentro due bacchette di grafite. Una bacchetta la andremo a collegare alla polarità negativa del generatore di tensione e una bacchetta la andremo a collegare alla polarità positiva del generatore di tensione. Il fatto che io abbia collegato praticamente i poli positivi e negativi del generatore di tensione a queste due bacchette impongono le cariche di girare in questa maniera, cioè gli elettroni andranno così e andranno così. Quindi a questa bacchetta qui si verificherà la semireazione di riduzione, funzionerà da catodo, polo negativo, e a questa bacchetta qui si verificherà la semireazione di ossidazione e funzionerà da elettrodo positivo. Andiamo a vedere un pochettino al catodo che cosa succede. Al catodo noi abbiamo che si può verificare questa semireazione qui, quella là, la semireazione di riduzione dello ione sodio, quindi Na+ più 2 meno, che dà origine a Na metallico. Quindi possiamo anche scrivere solido, perché questa è una elettrolisi di una soluzione, quindi si verifica a temperatura ambiente. E abbiamo detto che il potenziale di questa semireazione è meno 2,71. Però nella soluzione ci sta anche qualche altra cosa che si può ridurre. E che cos'è? È l'idrogeno dell'acqua. Perché praticamente si può verificare la semireazione di riduzione dell'idrogeno dell'acqua, che è la seguente. H2O, in cui l'idrogeno ha numero d'ossidazione più 2, si trasforma in H2, in cui l'idrogeno ha numero d'ossidazione 0. Per passare da numero d'ossidazione più 2 a numero d'ossidazione 0, abbiamo praticamente bisogno di 2 elettroni, quindi qui scriveremo più 2 elettroni.
qui ci sono due cariche negative, devono comparire due cariche negative anche qui, quindi qui dovremo andare a mettere più 2 OH meno. Qui ci sono 4 atomi di idrogeno, qui ce ne sono solo 2, quindi dovremo andare a mettere un 2 qua avanti. Qui ci sono 2 atomi di ossigeno, 2 atomi di ossigeno. Abbiamo bilanciato bene. Adesso il potenziale di questa semireazione di riduzione dell'acqua, prima ho scritto che era meno 0,80, ora ce l'ho scritto con precisione, è meno 0,83. Adesso praticamente, quale di queste due reazioni secondo voi avverrà? Ovviamente avverrà più facilmente quella lì che ha un potenziale meno negativo, perché il potenziale negativo è, diciamo così, una misura di quanto poco spontanea è questa reazione. Poiché questa ha un potenziale molto più negativo di questa qui, questa non si verificherà. E questa sarà la reazione che si verificherà. Quindi praticamente al catodo si ridurrà l'acqua e qui si svilupperanno delle bollicine di idrogeno. Quindi se voi volete ridurre del sodio metallico, per la riduzione del sodio a sodio metallico, l'acqua nel sistema non ci deve assolutamente stare. Se ci sta l'acqua, non ci sta il sodio. È chiaro? Si ridurrà sempre l'acqua. Adesso il problema è quello che si verifica all'anodo, perché all'anodo che cosa potrebbe succedere? All'anodo ci sono due reazioni che si possono verificare. Una reazione praticamente è quella lì che abbiamo scritto qui, la reazione di ossidazione del velone cromico, 2Cl- che praticamente si trasforma 2Cl- acquoso, che si trasforma in Cl2 gassoso, più 2 meno. Ma c'è anche la semireazione di ossidazione dell'acqua. La semireazione di ossidazione dell'acqua è questa qui, H2O, che mi dà origine a O2 gassoso. Ovviamente quando si dice ossidazione dell'acqua è ossidazione dell'ossigeno dell'acqua. Quindi qui l'ossigeno al numero di ossidazione meno 2, qui l'ossigeno al numero di ossidazione 0, per passare da meno 2 a 0 deve perdere 2 elettroni. Ma qui abbiamo 2 atomi di ossigeno, qui ne abbiamo uno solo, quindi qui dovremo andare a mettere un 2 qua avanti. E ogni atomo di ossigeno perde 2 elettroni, quindi qui dovremo scrivere più 4 elettroni. Adesso se qui ci sono 4 cariche negative, qui ce ne sono 0, qui dovremo andare a mettere 4 ioni H+. 4 ioni H+, e quindi praticamente abbiamo 4 ioni H+, qua, 4 ioni H+, qua. Andiamo un pochettino a vedere i potenziali a cui avvengono queste reazioni qui. Dunque, per il cloro, la reazione di ossidazione del cloro è meno 1,36. Per la reazione di ossidazione dell'acqua è meno 1,23. Va bene. Sulla base di quello che vi ho detto prima, voi che cosa sareste indotti a pensare? Prima cosa abbiamo detto? Abbiamo detto quanto più è negativo questo potenziale, tanto meno spontanea è quella reazione. Quindi quale reazione avviene? Quella che ha il potenziale meno negativo. In questo caso qui è la reazione di ossidazione dell'acqua, meno 1,23. Invece all'anodo si sviluppa il cloro, non si sviluppa l'ossigeno. Che cosa è successo? È stata stravolta praticamente la termodinamica del sistema. Praticamente il sistema è un pochettino complicato e cercherò, diciamo così, di semplificarvelo. Dunque vi ho detto praticamente che questo sistema qui è assimilabile con un circuito elettrico. Un circuito elettrico in cui vedete qui ci sta un generatore di tensione, qui vedete praticamente ci sta una caduta di tensione connessa a questa semireazione catodica.
Poi c'è una caduta di tensione connessa al passaggio praticamente della corrente dell'acqua e poi qui ci sta un'ulteriore caduta di tensione per effetto della segnaliazione catodica. Va bene? La caduta di tensione che si ha praticamente per effetto della semireazione anodica consta di due termini. Un termine praticamente che è proprio di tipo termodinamico, cioè in poche parole, per trasformare questa specie qui in questa specie qui, io ho bisogno di vincere una differenza di potenziale. E poi ci sta anche un altro termine, un termine connesso proprio alla caduta di tensione che si ha per effetto della reazione, cioè proprio quando deve passare la corrente in un sistema, ci sta sempre una caduta di tensione, connessa alla resistività del sistema. Va bene? Che possiamo, diciamo così, immaginarlo come se fosse un termine di tipo cinetico, non un termine di tipo termodinamico. Cioè, in poche parole, qui si devono sviluppare delle bolle di un gas, che deve essere o delle bolle di ossigeno o delle bolle di cloro. Cioè, per sviluppare queste bolle c'è bisogno di una differenza di potenziale ulteriore. Adesso, praticamente, la differenza di potenziale ulteriore che serve per far sviluppare le bolle di ossigeno è più grande della differenza di potenziale ulteriore che serve per far sviluppare le bolle di cloro. Per cui, anche se questa ha un potenziale meno negativo di questa, la reazione che si verifica nella realtà è questa. Cioè praticamente c'è un'inversione rispetto a quello che sembra dirci la termodinamica. Allora direte voi, ma allora io non posso prevedere niente. Non è così, perché guardate qui, vi dovete preoccupare di questo fenomeno di sovratensione soltanto se i due potenziali sono molto vicini fra di loro, cioè se praticamente la differenza tra le due reazioni che si possono verificare è dell'ordine di 0,1, 0,2, 0,3 volt. Se la differenza di potenziale tra le due reazioni è maggiore di 0,3 volt, come per esempio avviene qui, qua non c'è sovrapotenziale che tenga, sicuramente si verifica quello là più basso, che qui siamo a meno 0,8, qua stiamo a meno 2,7. Cioè ci sta un volt e 9 di differenza, in quel caso non avete nessun dubbio. Ma qui è praticamente la differenza è di circa 0,1 volt. 0,1 volt basta una piccola differenza di sovrappotenziale e praticamente quello che viene previsto dalla termodinamica viene, diciamo così, capovolto. Chiaro? Quindi in questo sistema qui sembrerebbe che si dovrebbe scaricare, si dovrebbe ossidare l'ossigeno dell'acqua con sviluppo di ossigeno, invece non si scarica, non si ossida l'ossigeno dell'acqua, si ossida lo ione cloruro che mi dà origine al cloro. Quindi questo è semplicemente per mostrarvi una insidia che si può verificare. Ultimo punto, e poi abbiamo finito questa lezione, guardate un pochettino. Supponete praticamente di andare a effettuare l'elettrolisi di una soluzione acquosa di Na2SO4. Va bene? Allora, in questa soluzione acquosa che cosa ci sarà? Ci saranno ioni Na+, ioni SO4 2-, ci sarà praticamente qui la bacchetta di grafite collegata alla polarità negativa del generatore di tensione, la bacchetta di grafite collegata alla polarità positiva del generatore di tensione. Facciamo passare la corrente, questa bacchetta si carica negativamente e attira gli ioni Na+. E le reazioni che si possono verificare quali sono? Sono Na+ più E- che dà origine a Na solido e H2O più 2E- che dà origine a H2 più H2 gassoso più 2OH-.
Abbiamo detto che i potenziali a cui avvengono queste reazioni sono meno 2,71 e meno 0,83. Abbiamo detto praticamente che qui la differenza di potenziale è enorme, per cui sicuramente questa reazione non si verifica, e abbiamo praticamente che al catodo si scarica l'acqua e si sviluppa l'idrogeno, quindi al catodo qui si svilupperanno delle bollicine di H2. Vediamo all'anodo che cosa succede. All'anodo sono attratti praticamente gli ioni SO4-, ma gli ioni SO4- non possono subire semireazioni di ossidazione. Lo zolfo nello ione SO4 sta già al suo massimo numero di ossidazione, più 6, non può più perdere altri elettroni. Qual è l'unica specie che può subire una semireazione di ossidazione in questo sistema qui? È l'acqua. Quindi la semireazione di ossidazione quale sarà? H2O, che praticamente dà origine a O2, più 4 e meno, più 4H+. Non ci sono altre semireazioni che si possono verificare. Quindi qua all'anodo si verifica questa semireazione di ossidazione e si sviluppano delle bollicine di ossigeno. Il risultato qual è stato? Il risultato è stato che andando a far passare corrente in una soluzione acquosa di solfato di sodio, io che cosa ho ottenuto? Ho ottenuto la decomposizione dell'acqua e gli elementi che lo compongono, idrogeno e ossigeno. Quindi ho effettuato l'elettrolisi dell'acqua. Vi ripeto, se io volessi decomporre l'acqua in idrogeno e in ossigeno in qualunque altra maniera, non ci riuscirei. Se lo voglio fare per via termica, io devo porto l'acqua a 2000 gradi, l'acqua a 2000 gradi centigradi ha un grado di dissociazione di circa 2-3%, cioè che vuol dire? Vuol dire che su 100 moli, 2 o 3 moli d'acqua sono dissociate. Invece, questa operazione a temperatura ambiente, facendo passare un pochettino di corrente, sotto una differenza di potenziale che non è nemmeno troppo grande, perché questo è 0,83, questo è 1,22, quindi è qualcosa come 2. Se per vincere le resistenze del circuito invece di 2 mettiamo 3, con una differenza di potenziale nemmeno troppo grande, io riesco ad avere la decomposizione dell'acqua in idrogeno e ossigeno. Direte voi, ma se qua praticamente si ossida l'acqua, qui si riduce l'acqua, qui si ossida l'acqua, io sto solfato di sodio, cosa ho metto a fare? Posso mettere direttamente solo l'acqua? Non è così. Perché? Se io metto soltanto l'acqua distillata come si comporta dal punto di vista della conduzione della corrente elettrica? È un isolante abbastanza buono. Per rendere l'acqua conduttiva e fare passare la corrente, io ho bisogno praticamente di aumentare la conducibilità elettrica dell'acqua e quindi ho bisogno di sciogliere un soluto che mi renda l'acqua conduttiva. Ovviamente tutti questi diciamo così casi di elettrolisi devono essere condotti con corrente continua, non corrente alternata. Corrente alternata non facciamo niente, insomma. Anche la pila vi eroga una corrente continua, non vi eroga una corrente alternata. Se poi la corrente continua volete trasformarla in corrente alternata, ci sono gli opportuni dispositivi elettronici che vi trasformano una corrente continua in una corrente alternata. Va bene, adesso ultimo punto. Io devo mettere un elettrolita nell'acqua per rendere l'acqua, diciamo, conduttiva. Va bene qualunque elettrolita? No, non va bene qualunque elettrolita. Io devo andare a guardare quale elettrolita è adatto a far avvenire l'elettrolisi dell'acqua e quale no. Ad esempio, che vi posso dire? Il KNO3 sicuramente è adatto, perché il potassio avrà lo stesso comportamento del sodio. E anche lo ione NO3 avrà più o meno lo stesso comportamento dello ione SO4-. Se io vado a prendere come elettrolita, che ne so, l'H2SO4 va benissimo. Al catodo si riduce lo ione H+, all'anodo si ossida l'acqua, perché lo ione SO4 non si può ossidare. Ma se io per esempio prendo il nitrato di ferro, non lo posso fare. Perché? Perché praticamente se invece di esserci il sodio
ci sta il ferro in soluzione, il ferro praticamente quello si scarica a un potenziale più basso dell'acqua, cioè il ferro si scarica a meno 0,44, l'acqua si scarica a meno 0,83. Vedete un pochettino qui la serie elettrochimica, vedete? Il ferro sta qua. Se io vado a mettere, se la serie elettrochimica, la semireazione di riduzione dell'acqua, io ho H2O, 2H2O più 2 e meno, che mi dà origine H2 più 2OH meno, sta qua, meno 0,83. Quindi praticamente, se si deve ridurre questo, o si deve ridurre questo, si riduce questo qui. Quindi ad esempio, se praticamente si deve andare a ridurre o il ferro o l'acqua, si ridurrà il ferro, perché il ferro si scarica a un potenziale molto più basso. Io per far ridurre l'acqua devo prendere un catione che sta qua sotto, cioè devo andare a prendere il sodio, che praticamente la semireazione di riduzione del sodio Na più acquoso più e meno mi dà origine a Na, sta a meno 2,71 e sta proprio in basso nella serie elettrochimica. Così come pure io devo prendere un anione in soluzione che non corro il rischio che si scarichi al posto dell'acqua, quindi Cl- non va bene. Cosa devo prendere? Devo prendere un SO4-, un NO3-, che sicuramente non mi fanno scherzi. Va bene? Allora ragazzi, domani c'è una lezione praticamente di esercitazione, e la settimana prossima cominciamo noi con i combustibili. Ok? Arrivederci.